Questo strano pianeta peloso assomiglia a una foresta di baobab. E questi pori sembrano aprirsi come piccole bocche affamate. Per quanto possa apparire bizzarra, questa natura invisibile, osservata per la prima volta al microscopio elettronico, ci è comunque familiare. Ecco la superficie di una foglia viva, ingrandita centinaia di volte grazie agli ultimi progressi della microscopia elettronica, un'impresa tecnologica realizzata per la prima volta. Qui la linfa avanza nelle vene di una foglia. Là l'espulsione di alcuni semi rallentata di 2000 volte. Perché le piante sono tutto, tranne che immobili. Le piante hanno conquistato tutti gli ambienti. Le zone vulcaniche, i deserti, gli estuari, i ghiacciai e le nevi eterne, e anche l'asfalto delle nostre città. Senza saper camminare, hanno escogitato diverse forme di riproduzione per conquistare il mondo. Questi stratagemmi hanno consentito loro di radicarsi nei luoghi più estremi del pianeta. Ecco a cosa doveva somigliare il nostro pianeta 460 milioni di anni fa, quando apparvero le prime piante terrestri. Una groviera di pozze di acqua calda e acida, con temperature che arrivavano ai 90 gradi. Nonostante il calore, alcune piante riuscirono ad evolversi. Attorno a quasi tutte le sorgenti termali troverete qualche varietà di pianta. Ai bordi la temperatura si abbassa rapidamente, permettendo a questa pianta di crescere. Ma c'è una pianta che è davvero interessante. È conosciuta con il nome scientifico di Dicantelium, ma il suo nome generico è erba panico delle sorgenti termali. Somiglia alle erbacce del mio giardino. Questa pianta, con questo color porpora sui lati delle foglie, ospita un fungo nelle sue radici. E i ricercatori hanno dimostrato che l'associazione con questo fungo permette alla pianta di crescere, malgrado le temperature molto alte. Il meccanismo non è ancora ben conosciuto, ma è dimostrato che questo fungo la protegge contro le temperature elevate. Vicino alle sorgenti acide e calde, le radici delle piante crescono in superficie per catturare più facilmente l'ossigeno. Hanno anche sviluppato la capacità di resistere ai metalli pesanti presenti in quest'ambiente. Le piante prendono energia dal sole, il processo che gli scienziati chiamano fotosintesi. Le alghe sono i primi vegetali apparsi all'inizio della vita sulla Terra. Ancora incapaci di emanciparsi dall'acqua per sopravvivere, sono già dotate della capacità di fotosintesi. Esposte al freddo, le alghe producono delle sostanze colorate e degli zuccheri che fanno da antigelo alle basse temperature. Altre alghe non esitano a farsi inghiottire da organismi gelatinosi, in modo che il loro involucro le protegga dal freddo estremo. Durante la breve stagione estiva sull'isola di Spitsbergen, nell'arcipelago vicino al Polo Nord, il sole non tramonta mai e splende per tutto il giorno. È il periodo ideale per studiare la vegetazione in piena fioritura. Se in estate la crosta terrestre si scioglie, resta povera di sali minerali. Questo limita considerevolmente la velocità di crescita e la densità della vegetazione. Ovunque vi sia un po' di riparo dal vento, come in questo caso, dove si accumulano semi e sedimenti, la vegetazione non tarda a insediarsi. Qui c'è una bella quantità di driade che sta crescendo.
Le piante, una volta radicate, tentano di conquistare terreno, come qui, per esempio. In pratica, l'obiettivo è quello di fissarsi e poi di guadagnare centimetri poco alla volta. Ma come fanno queste piante a colonizzare terreni così brulli e freddi? Si stringono in gruppo per immagazzinare calore. È un modo efficace per conquistare lo spazio in mezzo, perché qui alcune piante possono vivere più di 100 anni. Le spiegazioni sono due: l'ottima resistenza al vento, ma anche al freddo, e queste formazioni compatte. Quando le piante muoiono, creeranno il loro humus, la loro propria materia organica, per quelle che verranno dopo. In effetti, preparano il terreno per le generazioni di piante che poi moriranno esattamente in questo luogo. Questi raggruppamenti vegetali servono quindi da terreno ad altre piante, come la pedicolare irsuta. Perfettamente acclimatate, sviluppano una sorta di coperta pelosa per proteggersi dal freddo. Questa peluria è così fitta che fa da isolante termico e anche da schermo ai raggi nocivi del sole. La stella alpina utilizza la stessa tecnica. I suoi fiori sono protetti da una peluria. Questa strategia le permette di non ritrovarsi scoperta e vulnerabile al gelo e all'afa ed è utilizzata da numerose piante, come per esempio da questo cactus. Altri peli microscopici permettono alle piante di trattenere l'acqua, indispensabile alla loro sopravvivenza. Alcune sono a forma di ancora per catturare le essenziali goccioline. Tutte queste varietà di peluria sono perfettamente funzionali alla vita nei diversi habitat. La vegetazione più sviluppata e densa è situata in un luogo ancora più estremo, sui ripidi pendii delle scogliere. Ecco, guarda. Là, proprio ai piedi di quei pilastri, ci sono dei ghiaioni, li vedi? E tra quelli vi sono delle spianate verdi. Andiamo a fare un giro lassù. Saliamo per di là, sul lato. Non sappiamo che tipo di terreno troveremo. Probabilmente sarà molto instabile. Ci sono zone di forte erosione. Là c'è un pendio molto ripido. Come in tutti gli studi sulla biodiversità, per analizzare gli ecosistemi, alcuni luoghi non sono di facile accesso. Ed è questa la ricompensa: affrontare una serie di rischi per raggiungere luoghi che nessuno aveva mai esplorato. Quel posto è all'estremo dell'estremo. Beh, questo è davvero inaspettato. Ci sono delle piante che stanno producendo frutti o fiori. Ma come fanno queste piante a trovare della materia organica in un habitat tanto inospitale? Il fatto che qui si trovino piante in stadio così avanzato, in un luogo sospeso sul fianco della scogliera, a centinaia di metri di altezza, è davvero sorprendente. Comunque non è un mistero. Ci troviamo sotto una colonia di uccelli, quindi in pratica qui il nutrimento cade dal cielo. Là, il guano fornisce l'azoto, materia nutritiva che consente anche a tutto un seguito di batteri, piante, muschi e licheni di colonizzare questa zona. I licheni sono una combinazione di alghe e funghi che si frammentano per moltiplicarsi. A volte impiegano 50 anni per ricoprire un centimetro quadrato. All'interno del lichene, i filamenti del fungo assorbono l'acqua e i sali minerali e proteggono l'alga. L'alga, dal suo canto, utilizza la luce per realizzare la fotosintesi, fornendo così energia al fungo. L'unione fa la forza.
Altre piante hanno inventato soluzioni ancora più radicali per sopravvivere negli habitat poveri di nutrimento. La Venere pigliamosche, o Dionea, vive nella Carolina del Sud, nel sud-est degli Stati Uniti. È l'unico posto al mondo dove è presente naturalmente. Queste piante si espandono su una superficie di circa 40 km quadrati. Perché non tutte le piante sono carnivore? La risposta è semplice e complicata allo stesso tempo. Possiamo innanzitutto dire che tutte le piante sono carnivore, perché attraverso le radici assimilano i minerali e le sostanze nutritive che derivano anche dalla decomposizione degli animali morti sul terreno. Ma per quanto riguarda le foglie delle piante carnivore che hanno cambiato forma per trasformarsi in trappole, si tratta di un incidente nell'evoluzione dell'intero regno vegetale e che probabilmente risale a circa 50 milioni di anni fa. Alcune piante che crescevano in pessime condizioni di nutrimento si sono evolute così per poter catturare gli insetti ed estrarne direttamente minerali e sostanze nutritive. Ma come fanno queste piante a catturare gli insetti? Come fanno a muoversi essendo sprovviste di muscoli e di nervi? La Dionea trae energia dall'acqua accumulata. La pompa fuori velocemente per chiudere la trappola, per poi riaccumularla e resettare la trappola. È a livello della cerniera della trappola che le cellule si riempiono d'acqua provocando la chiusura dei lobi. Questi minuscoli peli fanno scattare la trappola. Quando la preda tocca consecutivamente due dei peli sensori, nel giro di 20 secondi, la pianta aziona una trappola mortale che la imprigiona inesorabilmente. Per la pianta il vantaggio è evidente. Un semplice contatto non servirà a far scattare la trappola. Solo l'agitazione di un insetto potrà stimolare un secondo pelo. Infatti, la sensibilità dei peli è regolata affinché l'impatto della pioggia non faccia scattare la chiusura. Ma come fanno le piante a divorare delle prede così grandi? Le piante carnivore non hanno solo bocche, ma anche stomaci e usano un insieme di enzimi rossi per ridurre la preda in poltiglia. La pianta secerne enzimi, come quelli digestivi nello stomaco degli esseri umani, e poi assorbe semplicemente tutte le sostanze nutritive e i succhi rilasciati dall'insetto dissolto. Le piante carnivore digeriscono solo le parti molli della preda, lasciando l'esoscheletro dell'insetto. La Venere pigliamosche impiega dai 3 ai 5 giorni per digerire completamente una formica o una mosca. Non serve sbarazzarsi dei resti. La Venere pigliamosche mangia solo 3 o 4 volte nel corso della sua vita, poi diventa nera e appassisce. La maggior parte delle piante carnivore vive nelle paludi e Aaron Ellison deve servirsi di un kayak per avvicinarsi ad esse. La drosera e le piante simili sono forse le specie carnivore più primitive e le più antiche. L'evoluzione da una trappola collosa a una più complicata si è prodotta almeno 5 o 6 volte in tutto il regno vegetale. Le drosere fanno parte del gruppo primitivo, seguito nel processo evolutivo dalle sarracenie, dalle nepente e per ultima dalla Venere pigliamosche. Anche se primitiva, questa trappola collosa non è meno efficace. Ogni pallina brilla al sole come una goccia di rugiada e agisce come un possente amante per attirare l'insetto. Contiene una colla veramente efficace. Qualsiasi insetto vi si appoggi, si ritrova incollato senza alcuna possibilità di fuga.
La carta moschicida utilizzata d'estate in cucina per catturare le mosche segue lo stesso principio. I tentativi di questo moscone per liberarsi sono inutili. Una volta immobilizzato, è dissolto dagli enzimi rotondi visibili lungo tutto il gambo. Le sarracenie sono considerate le più avanzate tra le piante carnivore perché utilizzano una grande varietà di metodi per attirare, intrappolare e digerire gli insetti. Le sarracenie hanno dei peli che puntano verso il basso, così quando l'insetto prova a risalire la pianta è trattenuto dai peli e cade nell'urna. L'interno è ricoperto da una cera che trasforma queste piante in uno scivolo su cui gli insetti slittano verso il basso, dove vengono catturati e digeriti. Il microscopio elettronico ci permette di entrare in questa foresta di peli tutti rivolti nella stessa direzione per impedire alla preda di risalire. Altre specie hanno sostituito i peli con delle vere e proprie lamine, dove le zampe degli insetti restano intrappolate. Alcuni di questi peli sono collosi sulle estremità. Le piante carnivore si sono evolute per adattarsi alle diverse dimensioni e ai diversi tipi di preda. Esistono più di 500 varietà di piante che vivono nelle paludi, ma alcune non sono affatto dove uno si aspetterebbe. Più veloci della Venere pigliamosche, più efficaci della migliore trappola per topi, ecco le utricularie. Anche se le utricularie sono le piante più comuni in tutti i laghi e stagni e la gente che le sposta remando pensa che siano alghe, esaminandole al microscopio rivelano un nuovo mondo vegetale. Grazie a una trappola a forma di sacca munita di una valvola che si chiude a una velocità tra i 10 e i 15 millesimi di secondo, queste piante carnivore catturano lo zooplancton. Ma contrariamente alle carnivore in superficie, le loro trappole non contengono delle ghiandole digestive. Come fanno allora ad assimilare queste prede vive? Le utricularie hanno stretto un patto con i più piccoli, minuscoli protozoi che non tardano ad arrivare. In pochi attimi si materializza una vera e propria armata che riduce la preda in poltiglia. Grazie ai loro alleati, questi deboli protozoi hanno la possibilità di cibarsi di prede enormi, che sarebbero altrimenti incapaci di catturare. Così l'utricularia può trovare e digerire l'azoto e il fosforo che gli sono indispensabili. È una vera e propria simbiosi in scala microscopica. Saziata, la pianta può sbocciare in questo magnifico fiore. Le piante utilizzano l'energia per costruire strutture. Come l'uomo investe denaro nelle imprese, le piante investono nelle strutture di carbonio. Ci si aspetterebbe che una struttura complessa come quella della Venere pigliamosche abbia bisogno di tanto carbonio per crescere. Ma con grande sorpresa, la nostra ricerca ha dimostrato che, comparata a una normale foglia che assorbe quasi un grammo e mezzo di carbonio per grammo di foglia, le trappole delle piante carnivore, che sono molto elaborate e che immaginavamo molto costose da produrre, si sono invece rivelate a buon mercato. In media più economiche del 20-25% e meno dispendiose in energia delle foglie di una normale pianta. Thank you.
Se l'uomo dovesse concepire una trappola per mosche, inventerebbe un sistema di pompe, carrucole e motori che richiederebbe moltissima energia per funzionare. O potrebbe, al contrario, pensare come una pianta e trovare il modo per impiegare l'energia immagazzinata nell'acqua, estrarla e riutilizzarla per reimpostare la trappola. Le piante come la Venere pigliamosche hanno dunque molto da insegnarci. Si vedono molte piante carnivore giganti nei film di fantascienza, ma in realtà non potranno mai raggiungere quelle dimensioni. Tutte le grandi piante, come gli alberi, hanno molte strutture di supporto, come la corteccia, il legno e il tronco. Le piante carnivore sono erba, non c'è legno. Per una pianta carnivora gigante, restare dritta implicherebbe un tale impiego di energia che non ne avrebbe poi abbastanza per le trappole. Se alcune piante carnivore hanno trasformato le proprie foglie in trappole per insetti, altre si accontentano di catturare l'acqua, un altro modo di adattarsi. La Tillandsia cresce soprattutto sulle cime degli alberi e vive di aria, o meglio della pioggia, che è il suo sostentamento. L'acqua viene intrappolata dalle minuscole scaglie che rivestono le pareti della pianta. Sono dei veri e propri serbatoi. Questa pianta sprovvista di radici può così conservare e assorbire l'acqua necessaria alla sua crescita. Rimbalzando di foglia in foglia, l'acqua la rifornisce anche dei pochi sali minerali di cui ha bisogno. Al contrario della Tillandsia, le foglie della mimosa pudica, definite sensitive, si richiudono per proteggersi dalle intemperie o dai predatori erbivori. Una semplice goccia d'acqua può determinare questo movimento. La chiusura è provocata dalle piccole palline rosse che si gonfiano come dei minuscoli airbag quando la foglia percepisce un contatto. Le foglie delle piante sono percorse da una rete di nervature e vene. Hanno tante ramificazioni diverse quanto le impronte digitali degli uomini. Eleni Catifori si è specializzata nello studio di queste foglie. Quello che vogliamo capire è se l'habitat o delle particolari condizioni hanno qualche effetto sulla composizione delle nervature. In realtà ci sono piante sia nel deserto che nel circolo polare artico, in condizioni di umidità o di aridità, con diverse forme. E vogliamo capire se c'è una correlazione tra l'habitat delle piante e il disegno delle loro nervature. Quest'albero, nel cuore di Central Park a New York, è un ginkgo. È fra le specie più antiche. Anticamente la maggior parte delle piante era come il ginkgo, molto primitiva. Oggi le piante presentano un sistema di nervature davvero complesso. Il motivo è che il ginkgo, che prima ricopriva una grande parte del pianeta, è stato rimpiazzato da piante più sofisticate, che possono realizzare la fotosintesi più efficacemente. Per studiare l'evoluzione delle nervature, Eleni danneggia le foglie praticando un foro, come con questa foglia di ginkgo.
Grazie a raggi ultravioletti e a un sistema di filtri, Eleni ha messo a punto un metodo. Questo prodotto è un evidenziatore. La foglia, assorbendolo, rivela poco a poco la sua struttura. Il ginkgo ha un sistema linfatico molto primitivo, senza reticoli. Quando provochiamo una ferita, praticando un foro, l'acqua non può più passare e una parte della foglia muore. Al contrario, le nervature odierne si sono trasformate in reticoli e grazie a questi l'acqua può passare, foro o no, e irrigare la foglia intera. E questo è il segreto della sopravvivenza delle piante moderne a un danneggiamento. Questo sistema di distribuzione permette alle piante di adattarsi a qualsiasi condizione con uno scarso impiego di energia. Le foglie e il loro sistema di nervature sono forse ancora in evoluzione, non ne abbiamo la certezza, ma sono pronta a scommettere che le piante saranno sempre in competizione fra loro e che fra centinaia di milioni di anni avranno delle strutture differenti e ancora più efficaci. Il corpo delle piante è riuscito a evolversi. Anche se sprovviste di gambe, hanno colonizzato tutte le aree grazie a una sessualità tra le più creative. Hanno tre modi di riprodursi. Senza sesso, generando delle giovani piante da loro stesse. O per via sessuale, attraverso l'autofecondazione, stabilendo rapporti sessuali tra i loro stessi organi maschili e femminili. Oppure praticando sesso a distanza grazie al polline. Questa straordinaria predisposizione permette loro di riprodursi senza incontrare mai un compagno. Una semplice capsula protegge gli spermatozoi, consentendo di viaggiare di fiore in fiore con l'aiuto di un insetto, di un uccello o di un mammifero impollinatore. Quando non si può consegnare da sé il proprio polline, non si può che affidarlo a qualcun altro. Come ricompensa, la pianta offre il suo nettare. I grani di polline sono diversi a tal punto che si possono riconoscere le specie dalla loro base morfologica, un po' come le impronte digitali per gli esseri umani. Perciò, se esistono 250.000 specie di piante superiori, si avranno quasi altrettante forme di polline. È uno dei grandi misteri della biologia vegetale. E perché sono tanto diversi? Può essere dovuto all'adattamento a condizioni leggermente differenti. C'è quindi un prototipo o una morfologia iniziale del grano di polline che, evolvendosi, si è diversificato. Il polline può sopravvivere svariati giorni in condizioni estreme. In effetti, ha il potere di conservare la sua acqua. Ma come? Il dottor Jacques Dumais ha trovato una spiegazione osservando la struttura del polline al microscopio elettronico. Il polline è una struttura straordinaria. È una piccola struttura che potrebbe disidratarsi con estrema velocità quando viene rilasciato. Il fatto che questo non accada è davvero sorprendente, vista la sua dimensione. In queste condizioni, la maggior parte delle cellule dovrebbe avvizzire e seccarsi in pochi minuti. Per proteggersi, il polline si ripiega su se stesso come un origami, sigillandosi. Così può percorrere grandi distanze senza perdere la sua acqua. Jacques Dumais continua la sua ricerca sulle felci nelle grandi serre situate sui tetti della Harvard Forest, che dipende dalla celebre Università di Harvard. Si interessa in particolare agli sporangi.
gli organi riproduttivi della felce. Filmandoli con una videocamera in grado di riprendere 2000 immagini al secondo, ha scoperto il loro singolare sistema di propulsione. Il sistema della catapulta è davvero un'idea geniale. Infatti si è evoluta migliaia di anni prima che l'uomo ci arrivasse. Si è sviluppata con le felci per permettere loro di disperdere le spore su grandi distanze. Confidando solo sulle proprie forze, anche il geranio espelle i suoi semi a più di un metro di distanza. Come pure il cetriolo selvatico, che detiene il record mondiale di lancio di semi con quasi 10 metri. Ma per far nascere una pianticella, i semi devono assolutamente allontanarsi dalla pianta madre. In effetti, per forza di cose, non beneficeranno né di luce né di acqua a sufficienza per potersi sviluppare. Alcune piante come la grimonia e la bardana hanno ideato una sorta di velcro per potersi spostare sul dorso di un animale. Osservando la bardana al microscopio elettronico, si nota che ogni aculeo è munito di un uncino. Quest'uncino permette al seme di aggrapparsi al pelo dell'animale. Il velcro copia questo meccanismo con due strisce che si attaccano l'una all'altra. Una striscia ricoperta di piccoli uncini, l'altra di piccoli riccioli. Il seme del geranio è munito di un becco e di una coda. Sembra avvitarsi nel suolo grazie a un movimento della coda che si arrotola o si srotola a seconda dell'umidità. Il meccanismo di perforazione è stato inventato dalle piante moltissimo tempo fa. Esiste una grande varietà di meccanismi. Alcuni sono stati riscoperti dall'uomo, altri no. La strategia del tarassaco è quella di garantire una propagazione pressoché certa. Se ci si affida agli animali o ad altro, in qualche modo si dipende dall'habitat. Il vento, invece, anche se debole, è sempre presente e può trasportare a grandi distanze quando soffia con forza. Quindi, servendosene, si ha più o meno la garanzia che i semi saranno raccolti e dispersi da qualche parte. Per colonizzare il mondo, la maggior parte dei semi, come nel caso del tarassaco, ha scelto il vento. Per questo utilizza diversi espedienti che ricordano un paracadute oppure le pale di un elicottero. Si può proprio parlare di genialità vegetale. Disperdendosi a milioni, semi e pollini possono coprire grandi distanze. Per crescere e conquistare, devono trovare altri habitat adeguati, comprese le nostre città. Si propagano così bene che il 55% di tutte le specie del nord-est degli Stati Uniti si può trovare nel centro di New York e a Londra il 60% di tutta la flora della Gran Bretagna. Con la loro abilità di infiltrarsi negli interstizi e la resistenza alle aggressioni, le piante colonizzano anche le città. Alcune specie chiamate invasive arrivano anche da molto lontano. Le piante invasive non si accontentano solo del vento per viaggiare. Ora possono approfittare degli aerei e delle navi per approdare in continenti che per natura non riuscirebbero a raggiungere. L'alianto, chiamato albero del paradiso, e il poligono nodoso del Giappone hanno invaso le nostre città. La professoressa Florence Piolà studia le strategie del poligono nodoso per spodestare le piante autoctone. I poligoni nodosi hanno un rizoma assai potente che cresce a gran velocità, qualche metro all'anno, e un piccolo frammento di rizoma può reimpiantarsi a poca distanza e dare vita a un nuovo esemplare. Inoltre, i poligoni nodosi attuano una vera guerra chimica, rilasciando nel suolo delle molecole tossiche per gli altri vegetali. Indebolite dalle tossine, le piante autoctone si sviluppano meno rapidamente di quelle invasive, che invece proliferano. In Europa, i poligoni nodosi che provengono dal Giappone mettono in campo un cocktail chimico che le piante europee non conoscono.
Al contrario, in Giappone, le piante che vivono con i poligoni hanno avuto il tempo di adattarsi a questo miscuglio e coabitano perfettamente. I poligoni nodosi proliferano meglio nelle nostre città che nel loro ambiente originale perché sono riusciti a liberarsi dei loro nemici naturali. Inoltre, da noi, si associano con gli altri invasori. Il poligono nodoso si allea con alcune formiche invasive non originarie dell'Europa che si nutrono del nettare prodotto dal suo fusto. In compenso, le formiche predano e mangiano gli insetti nocivi per la pianta. Ma il poligono nodoso non è la sola pianta invasiva indesiderabile. La lista dei colonizzatori dell'asfalto è lunga. Il poligono del Turkestan, il senecione sudafricano, l'ailanto cinese e via dicendo. Alcune di esse diventano gigantesche, come nel caso dell'acero americano e dell'ailanto, detto l'albero del paradiso perché sale su in alto, verso il cielo. Alcuni alberi del paradiso possono raggiungere quasi 30 metri d'altezza, con ramificazioni che si allargano fino a 160 metri. Ma ciò che è notevole è l'immensa armatura chimica che possiedono tra molecole erbicide, insetticide, fungicide, battericide e virucide. Sono piante invasive, ossia nocive, ma chi non è sedotto dalla loro bellezza? Il poligono nodoso è ormai una pianta ornamentale e l'albero del paradiso è noto per la sua eleganza. Per raggiungere il loro obiettivo, le piante invasive sanno sedurre, come forse tutte quelle che ci affascinano per la loro bellezza. C'è una tale carenza di vegetazione che la loro presenza è diventata ormai indispensabile. Le piante possono anche contare su una nostra collaborazione attiva per introdursi nelle città. Il movimento dei guerriglieri verdi è comparso un po' ovunque per restituire le città alla vegetazione, rivendicando il diritto a città più verdi. Armati di granate caricate a semi e di zappe, vogliono far germogliare l'asfalto e vegetalizzare le insegne pubblicitarie e le automobili. Anche se molti dei vegetali fioriscono sui muri sfidando il cemento, le piante ancora non hanno conquistato il diritto a installarsi durevolmente in città. L'idea però sta germinando tra i numerosi visionari. Abbiamo iniziato dagli Champs-Élysées, poi Lione, seguono San Paolo, New York, Berlino e forse molte altre città ancora. Si tratta di mettere insieme un collage poetico e allo stesso tempo di rottura che racconti il silenzio, la natura e il fruscio del vento laddove c'è il rumore delle macchine in tutti i centri urbani del mondo. Lungo i viali, nelle piazze, nel cuore delle città, negli spazi pubblici che non appartengono più alla gente. Ed è anche per questo che va talmente dritto al cuore della gente che all'improvviso è come una rivelazione. Questa è Place Bellecour a Lione, la più grande piazza pedonale d'Europa. L'idea qui è quella di riunire 150 varietà di piante che rappresentano la biodiversità. La corsa contro il tempo per vegetalizzare questa immensa piazza durerà 3 giorni e 2 notti. Portare la natura in città in questo modo sarà assurdo, sciocco, incredibile, ma fa parte di un sogno di bambino in cui si va a letto la sera circondati dal rumore del traffico e ci si sveglia al mattino tra i campi. Potrebbe avvenire sugli Champs-Élysées, a Bellecour, forse a Times Square a New York. Più è d'impatto, più è assurdo e più è giusto. Quello che la gente ama della vegetalizzazione è l'effetto ecologico, l'idea di collage e quella di scioccare attraverso il contrasto. Penso che sull'High Line, l'antica ferrovia di New York,
abbiamo fatto l'esperienza di vivere la natura in termini di tempo, di luce, di stagioni, di durata, di natura artificiale e di natura selvaggia. La gente avrà apprezzato lo sperimentare il senso del tempo. Quello che in un certo modo offre la natura selvaggia è la sensazione reale del tempo. La percezione delle stagioni, della rinascita, di nuova vita in primavera e di morte in inverno. Tutto questo non si vive se si pensa ai parchi e ai giardini pubblici tradizionali. Oggi i cittadini ricercano sempre di più una natura urbana selvaggia. Desiderano questo ritorno alla natura. Vogliono avere la testa immersa nella natura appoggiando i piedi sul cemento. Anche se non c'è più lo spazio per creare nuovi parchi e giardini pubblici, le piante possono contare sulla creatività dei nostri architetti e botanici per aiutarle a conquistare i muri e i tetti di qualsiasi tipo di edificio. È da una ventina di anni che pensavo di lavorare in città con dei muri vegetali e dei giardini verticali. Lo ritenevo un modo per ridonare un po' di vita alla città. Poi ho voluto spingermi oltre, lavorando con qualsiasi materia vivente per rinverdire la città. La gente è infelice nelle città fatte di cemento e di materiali artificiali. Per ritrovare ciò che più ci manca, bisogna mettere radici nella città, come fanno le piante. Non una città verde in senso puramente decorativo, ma un luogo dove le piante svolgono un ruolo molto più importante della sola estetica, che è quello di depurare l'aria, per consentire a noi di respirare bene anche tra i mattoni. I muri vegetalizzati funzionano come delle mini fabbriche disinquinanti che usano dei semplici elementi: aria, acqua, piante e terra con i batteri. L'aria inquinata dai gas di scarico è catturata dalle piante e le sostanze inquinanti sono decomposte dai batteri che se ne nutrono. Le straordinarie capacità delle piante sono la loro migliore scommessa per conquistare i nostri muri. Il mondo vegetale ispira Luc Schuiten anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto del futuro. Un'automobile può anche essere ispirata direttamente da qualcosa che è potente e che si è sviluppata in natura. Qui abbiamo un nodo che somiglia a dei rami di albero che sono cresciuti incurvandosi e che costituiscono la rigidità della struttura. Posso anche essere ispirato da una foglia che si accartoccia e che crea questa dinamica che è unica, come è unico tutto ciò che si trova in natura, prodotto dalle piante. Mentre le auto biovegetali di Luc Schuiten non saranno certo pronte domani, un ingegnere americano ha già vegetalizzato alcuni autobus di New York. Questo è il Bus Roots, il bus vegetale. Il progetto propone di installare un tetto verde sopra gli autobus per aumentare la quantità di spazio verde nelle città. I tetti, fatti di piante generiche, catturano il CO2 e ci riforniscono di ossigeno. Raccolgono anche l'acqua piovana e isolano gli edifici. Così diminuiscono le isole di calore urbano. Le piante utilizzate da Marco Castrocosio sono prevalentemente sedum, note per la loro resistenza alla siccità. In effetti non hanno bisogno di molta acqua perché la immagazzinano nelle foglie globulari. Marco Castrocosio ha stabilito il suo quartier generale in un biobus. Questi sono alcuni esempi di autobus. Ecco una possibile disposizione delle piante. Uno strato che trattiene ed espelle l'acqua e uno strato di piante. Qui un'alternativa che funziona in sospensione, come una maca, quella usata per questo biobus. Questa è la vite, il sistema più leggero. Le piante crescono sui lati e la vite ricopre il tetto al centro.
Mi piacerebbe vedere i tetti di tutti gli autobus di New York ricoperti di piante. Sarebbe bello essere su un ponte e vederli passare. Si sentirebbe dire, ecco l'autobus lavanda, ecco quello basilico. Tutte le piante assorbono CO2. È assolutamente complementare alle nostre attività. La vegetazione è stata materiale di costruzione sin dalle nostre origini. Solo di recente si è pensato di andare oltre, usando materiali completamente artificiali. Questa è una casa in bambù. È stata costruita in 3 mesi. Non è granché, ma è sempre meglio rapportato al legno. E poi il bambù ha una durata di circa 30 anni, cioè quella di una famiglia, di una generazione. Questo sarebbe un modo di occupare e vivere delle strutture che corrispondono interamente alla durata del ciclo di vita di una generazione. È nella struttura microscopica del bambù che si trovano i suoi segreti. Queste cellule a forma esagonale, tipo celle di alveare, assicurano la sua rigidità. All'interno di ogni cellula, questi vasi di fibre a forma di molla costituiscono in qualche modo l'ossatura della pianta, conferendo al bambù la sua immensa resistenza. Sebbene Luc Schuiten si interroghi sul futuro, non dubita che le piante, forti della loro evoluzione di milioni di anni, detengano determinate soluzioni. Ha immaginato una città vegetale nella quale il loto serve come materiale da costruzione. Una pianta che interessa molto alle industrie dell'edilizia. La visione di Luc Schuiten di utilizzare le foglie di loto per costruire tetti e muri è estremamente affascinante. E questo è quello che il loto può fare. Potrebbero già esistere delle pareti autopulenti. E il risultato è altamente convincente. Un muro sporco senza l'effetto loto resterà sporco. L'acqua colerà lungo il muro, senza portarlo via. Se si fa la stessa cosa con un muro impregnato di loto, ci sarà comunque sporcizia, ma quando verrà la pioggia, le gocce la elimineranno. Ma qual è il segreto dell'effetto loto? Per capirlo, bisogna osservare una foglia al microscopio elettronico ingrandendola migliaia di volte. La superficie del loto rivela numerosissime protuberanze, sulle quali le gocce d'acqua rimbalzano senza alcuna possibilità di espandersi. Il loto, in grado di autopulirsi, cerca soprattutto di proteggersi da una colonizzazione microbica. Per Luc Schuiten, la realtà è già andata oltre l'utopia. Ha immaginato una città dove non si ha più paura di respirare a pieni polmoni. Una città sostenibile che riconcilia l'uomo con la natura. Penso che esista un vero interesse a ritornare a una vita che sia al 100% sostenibile, perché siamo esseri viventi. Quindi la vicinanza con degli organismi che crescono e che si sviluppano è certamente qualcosa che appartiene indissolubilmente alla nostra vita.